persa. La Persia, dal 1500 ad oggi, è un argomento sempre molto delicato, molto attuale. Volevo prima premettere che da queste prime rivisitazioni di studi del passato mi sembra di capire che lo studio non possa essere definito unicamente come razionale oppure mnemonico, ma a periodi, a fasi della vita, ci sono dei momenti in cui ti affidi di più alla memoria e dei momenti in cui ti rendi conto che se non ci ragioni non ce la fai con la sola memoria. Per quanto riguarda questi primi argomenti, sto puntando molto sulla memoria di quegli schemi che ho sotto mano, perché le cose non mi sfuggano. Vedremo se poi in seguito sarà più possibile fare un ragionamento da sintetizzare con il foglio bianco e la penna qui di fronte a voi. Cos'è che si intende fino ad oggi? Il libro che ho in uso venne pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1972, quindi la Persia dal 1500 al 1972. Poi, due anni dopo, nel 1974, fu pubblicato la prima versione italiana a Milano. Quello della Persia fu un impero molto civile, ma con l'avvento dell'Islam ci fu una diffusa anarchia che determinò un vasto frazionamento, una vasta divisione territoriale, dove iniziarono a regnare diversi tiranni. Poi ci furono invasioni da parte di diversi popoli nell'arco del XVI secolo. Che cos'è il XVI secolo? Come si leggono i secoli? In questo caso stiamo parlando di dopo Cristo. XVI secolo, pertanto, è quello che va dal 1500-1501 al 1600, ok? E così vale per tutti gli altri, in più o in meno. Diverse invasioni, dicevo, gli arabi, i selciuchidi, i Genghis Khan, i mongoli, i tamerlano, ma solo in seguito la Persia unificata dal Safavidi. Ismail, un sovrano che regnò per circa un quarto di secolo, quindi dal 1500 al 1524, è il primo Shah. Shah è una parola che deriva dal termine latino Caesar, Caesar, dipende dalle pronunce che ognuno di noi ne vuole fare, e qui su questo termine per indicare l'imperatore Shah, il sommo sovrano, vorrei suggerirvi, sempre a discrezione vostra, un approfondimento. Per esempio, per me, per quanto mi riguarda, potrebbe essere un approfondimento adeguato. Questo sovrano riportò la Persia ad essere un unico, un solo regno, e allo splendore e all'estensione territoriale di quando essa corrispondeva al territorio dei Parti, la cosiddetta Partia. Ricordiamo i Parti e il loro splendore quando vennero minacciati più volte dal romano Crasso, le spedizioni di Crasso contro i Parti. Questo sovrano fu fanatico, duro, persecutore delle religioni diverse dall'islamismo. Nel 1513 l'imperatore ottomano Selim I invase questo paese, conquistandone molto. Quindi non prese il posto di Ismail, che sarà al potere fino al 1524, ma nel 1513 abbiamo da una parte Selim I e dall'altra naturalmente Ismail. A questo punto vorrei interrompere un attimo importante la descrizione così come stava avvenendo per fare una pausa e per parlare di una persona molto importante per me, perché questo argomento mi è dettato da lui. Guardate qua. Bene, questo sovrano, a cui poi arriveremo, assomiglia molto a mio nonno materno. E nel suo aspetto fiero, nel suo aspetto anche buono, però deciso, caparbio, la forte volontà, aspettate, fatemi vedere anche a me l'immagine, così mi richiamo. In questo suo aspetto da capitano buono, ricorda tanto mio nonno, e l'episodio di cui molto probabilmente vi avevo già accennato, gli feci vedere questa foto e lui rimase così, contento, ma anche accolse la cosa con discrezione, con umiltà, perché quegli fu un personale, un capo di Stato. Mio nonno invece, consapevole del suo ruolo, pur importante, tuttavia sentiva il bisogno naturale di farsi, di sentirsi un po', ecco, mi è venuto ad essere leggermente in imbarazzo, come mi stai paragonando a questi, a questo grandissimo personaggio storico. Ci fu candore nell'espressione di mio nonno, rossore, ma al tempo stesso fierezza che il nipote lo associasse, come era evidente, a questo personaggio. Sto per finire anch'io la batteria. Leggere la didascalia sopra la foto. Ecco, volevo fare un'osservazione in riferimento alle aspettative e al non sentire di averlo deluso. Grande nonno, uno che si è sempre comportato bene con gli altri. Di fronte ad un generale, di fronte ad uno scià, che per noi che non avevamo letto ancora la storia potesse sembrare un generale, sentivo l'importanza nella sua espressione, l'espressione di mio nonno, che aveva sempre dato alle forze dell'ordine. Sempre il riconoscimento della giustizia. E questo per me è stato sempre un grande insegnamento. Bene, a questo punto direi di terminare qui questa prima parte, che indubbiamente poteva essere spiegata meglio, per ricaricare la batteria e riprendere poi in un secondo momento. Ciao. Riprendo subito, perché mentre sto caricando la batteria della fotocamera, un po' troppo complicata, devi toglierla, poi devi rimetterla, riprendo a registrare semplicemente con l'iPhone. Selciuchidi o selciuchidi, sbagliare un accento, sbagliare una pronuncia,
sveglia anche chi ti trova di fronte, desta l'attenzione ad un nuovo vigore. Dicevamo, Ismail da una parte e Selim I dall'altra nel 1513. Ma il vero cambiamento si ebbe quando nel 1535, quindi 10 anni dopo la fine del regno di Ismail, suo figlio fu vinto da Solimano il Magnifico e dovette lasciare pertanto Baghdad. La Persia rimase così ormai un piccolo stato. Nonostante questo regresso territoriale, ci fu un grande sviluppo economico, un fiorire di studi, di arte, di lettere e una produzione di grandi e impeccabili capolavori. Nel 1585 con Abbas il Grande, e su questo è anche opportuno dire che descrivere il carattere di un uomo, di un sovrano, più che di un uomo deciso, spietato, ma brillante come uomo di Stato, che vinse gli ottomani e pertanto la Persia territorialmente ritornò come prima, cioè bella, grande. Ripristinò l'Unione grazie alla riforma dell'esercito, che però d'ora in poi fu guidato da esperti europei. Ritornò ad essere la Persia un impero esteso come ai tempi del primo governo di cui abbiamo parlato, cioè di quello di Ismail. Dopo Abbas il Grande ci furono solo dei tirannelli che, a causa del lusso e della crudeltà, rovinarono il risultato di quegli, uso di questi e di quegli. Questi, quando ci si riferisce ad un individuo, ad una persona immediatamente vicina al discorso che si sta facendo, quegli, quando ci si riferisce ad una persona, ad un individuo lontana rispetto al discorso che si sta facendo. Esempi pratici. Marco ha preso il pallone da Matteo. Quegli, cioè Marco, ha dato il pallone a Matteo. Questi, cioè Matteo, ha preso il pallone da Marco. Ok? Molto lineare, molto semplice. Turchi, russi, afghani, mongoli invasero il paese. Nel 1722 un afgano di nome Mahmud si proclamò Shah e dopo di lui ci fu il sopravvento di Nadir. Con Nadir ci furono riforme frutto di idee avanzate che portarono però alla rinascita della Persia. Scusate. Quindi di nuovo una ricaduta della Persia fino a quando venne integrata dall'impero ottomano. Nel 1800 il paese sotto gli inglesi e i russi per le miniere e per il petrolio. Dopo il 1918 la Persia fu di nuovo indipendente e modernizzata da un capo cosacco, Reza Khan, che nel 1925 diventa per l'appunto Shah, chiamandosi Reza Shah Pahlavi. Vedete, con l'iPhone non c'è neanche bisogno di mettere a fuoco. Si vede, vedete Shah, Reza Shah Pahlavi. Si vede direttamente. E grazie a questo nuovo sovrano vennero costruite nuove strade, ferrovie, città, l'esercito fu riformato, venne modernizzato, l'amministrazione pubblica si fondò ora su modelli occidentali. Solo nel 1935 la Persia venne chiamata Iran, poi successivamente resistette agli inglesi e ai russi, e quando il figlio Mohammed Reza Pahlavi, per l'appunto quello che si può dire anche quello, però se si dice quegli che assomiglia a mio nonno è più giusta come espressione, però dire anche quello non è assolutamente sbagliato. Nel 1972, quindi al momento della pubblicazione del libro e quindi della fine dello studio proposto, regnava ancora. Dal 1930 ci furono interessi da parte sia delle genti vicine che di quelle più lontane per gli enormi impianti per il petrolio dell'Africa del Nord e del vicino Oriente. Interessi. E il petrolio, come è logico, è la principale risorsa economica di queste zone. E interessante sarebbe anche vedere la raffineria a Jeddah sul Mar Rosso, di cui ho la foto però nell'iPhone. No, vabbè, sei dietro.